Ci sono delle persone che hanno avuto un'influenza enorme nella mia vita e le cui parole per me sono importanti, ci penso a quello che mi hanno detto. Uno di questi è l'avvocato Middleton, è figlio di un'italiana e di un inglese, è morto da tanti anni, è stato il mio maestro di diritto. Io ho imparato il diritto inglese da lui. Una volta l'avvocato Middleton mi ha detto: Signora, lei è la persona che ha le radici più forti che io conosca. Io ci sono rimasta male, non capivo se era un complimento, se era una critica e soprattutto non avevo mai pensato alle mie radici. Me l'avrà detto 35 anni fa, ci penso spesso. E ci penso e credo che noi isolani abbiamo radici chiarissime perché sappiamo dove siamo nati. Chi è nato nel continente ha le radici in un posto, però a piedi può andare in un altro posto, cioè è facile muoversi. Mi confonderebbe l'idea di andare in un paese che è limitrofo, ma non essere nel mio paese. Per cui essere un'isola dà radici, e questo l'ho visto con tanti altri isolani, e non è forse fortuito il fatto che io ho messo radici in Inghilterra, che è un'altra isola, e non dobbiamo dimenticare questa insularità britannica. Io ho radici forti forse perché mi sono state radicate molto, sei siciliana, me lo diceva papà, in un contesto internazionale. Io avevo la bambinaia straniera, parlavo francese, ma ero siciliana. Accoglievamo in casa ospiti di tutti i tipi, eravamo amici di tutti, però eravamo siciliani. Per cui questo l'ho sempre sentito come una diversità e dunque radice. L'altra cosa che mi ha insegnato la vita è che tu sei quello che sei dovunque sei. Questo lo diceva sempre mia madre, me lo diceva sempre mio padre. Comportati bene in Inghilterra, diceva papà quando me ne andai, perché se ti comporti male la gente penserà di chi è figlia. Per cui era sempre il ritorno alle radici, da che radici viene. E il senso di radice l'ho sempre avuto, però l'ho sempre avuto sulle spalle, cioè la radice te la porti dietro, puoi vivere dovunque. Se sei un farabutto, se sei un signore, se sei un santo, lo sei dovunque. Una volta che sei cresciuto, la radice ti segue e la metti dove vuoi. E a questo ci credo. Per cui sì, ho le mie radici, però me ne sono portate dietro e ne ho fatte altre. E le radici si possono aggiungere. È un po' come un ulivo che ha tante radici, una qui, una qui, una là. Io mi sento britannica, per esempio, proprio mi sento britannica perché ho lavorato in Inghilterra, amo il mio lavoro di avvocato ed è quello che mi ha dato più soddisfazioni, è quello in cui sono più brava. E dunque voglio contribuire alla mia nazione, l'Inghilterra, per quello che so. E ho radici inglesi, però potrei morire dovunque, potrei andare dovunque, non ha importanza perché me le porterei dentro. Il che significa che, per esempio, non tengo alla casa, non tengo a possedere quattro mura. Significa che non tengo alle cose fisiche. Quando ho avuto furti, ho pensato, spero che se lo godano altri. Non mi è piaciuta l'intrusione nella mia casa, ma questo è diverso. Cerco di non dare importanza alle cose e per me il punto fermo della mia vita fisico non è Londra, non è Mosè, la campagna dove andiamo, e non è la casa di Palermo, per me è Monte Pellegrino. Monte Pellegrino per me è il monte sacro come quello degli aborigeni dell'Australia. Io appartengo a Monte Pellegrino e lui a me e nessuno ce lo può togliere. E non devo vederlo sempre, mi fa bene vederlo, me lo porto dietro. E nella mia casa c'è un quadro di Monte Pellegrino e una stampa di Monte Pellegrino. Ma non ho mai fatto un gran discorso su questo Monte Pellegrino, sulle mie radici. Stranamente, nelle case dei miei figli, nel soggiorno, in tutte e due le case, c'è una stampa di Monte Pellegrino che non ho dato io e non ho mai chiesto da dove viene. Perché la radice è una cosa tanto privata e non si deve dire. La dico qui perché è un rapporto con i lettori che è altrettanto privato. Però non oserei chiedere a mio figlio perché ti sei preso Monte Pellegrino e non.
una chiesa di Oxford dove è nato.